Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di Nuclear Throne. Io sono Leone e siamo qui oggi pronti per fare una nuova partita, per essere precisi, per tentare di fare Melting. Perché oggi me la sento durissima. Oggi è la giornata in cui Melting verrà finito. Dai, su, devo sentirmela, se no non fa. Non mi uccidere, grazie, almeno non ora. Quindi io me la sento, e ciò significa che il gioco se la sente con me. Ci sentiamo tutti. E dai che ce la posso fare a fare finalmente Melting. Forse è la volta buona. Si spera. Più che altro perché voglio completare, visto che così passiamo ad altro. Iniziamo nuove serie, ci divertiamo comunque insieme. Ed è tutta cosa bella e giusta. In ogni caso, plutonio manger, voglio ottenere le mutazioni prima possibile, così almeno riusciamo a sfruttare il fatto di avere più come si può dire, più mutazioni. Sì, più mutazioni in confronto agli altri personaggi. Va bene. Come sempre Melting è proprio il personaggio che non sono capace di utilizzare. Cioè è inutile, io Melting non riesco a usarlo. Tutti gli altri personaggi decentemente, non bene, decentemente. Melting no. Melting proprio è qualcosa che va contro il mio essere, molto probabilmente. Non so neanche io cosa, ammetto, perché non sono purtroppo così tanto a conoscenza dei miei difetti. Però so, nella mia religione a quanto pare che non poter utilizzare Melting in modo buono, cioè è voluto da un dio di qualche strano multiverso, molto probabilmente, perché se no, cioè, per dire, avrei già completato. Oppure no, niente, Melting è inutile. Melting non fa per me, non è il mio personaggio, come abbiamo già notato. Però vorrei completarlo, perché finalmente do una degna chiusura a questa serie. Quantomeno dove volevo portarla io sono riuscito a portarla dopo questa. Dopo questo si spera di riuscire a farcela, molto semplicemente. In ogni caso, come ben sapete, ho già variati progetti in mente per post chiusura serie, che spero di riuscire a attuare, non lo so. Vaffanculo! Ok, bene. Sto cercando di ignorare la partita, non perché non volevo, cioè volevo ignorarla a livello, cioè sì, volevo ignorarla, ma perché così almeno forse sarei riuscito a concentrarmi sulla partita parlando di altro, non lo so, le sto provando letteralmente tutte. Ho raggiunto leggermente la disperazione con questo personaggio, credo di aver toccato fondi che non ho toccato manco con The Lost. Nel mio primo salvataggio inizio serie, dove sono arrivato a una bella kill, una bella streak da meno 200 e passa e altra roba, no, vabbè, era talmente bassa che non me la ricordo più, lo ammetto. Era roba brutta. Dammi euforia, meno rallentiamo la velocità dei proiettili. Magari può essere utile. Ci credo poco oramai. Nulla è utile. Fine. Melting è la merda. Non riesco a usarlo. Cioè, ok. Non riesco a usarlo. Cioè, non è mio. Non ce l'ho io. Non è il mio personaggio. Ci sono molte cose di questo gioco che riesco a utilizzare. Melting no. Non è mio. Io non sono suo. Lui non è mio, io non sono suo, continuiamo questo ciclo infinito che mi costringe a dire che intanto tutto è inutile, la vita è una merda. Ok, qua non so bene come sono riuscito a farmi a sopravvivere, ammetto, perché... Ok, grazie, ringrazio la mia famiglia a casa, ringrazio i miei amici, perché ero convinto di essere morto tipo 20 secondi fa. A quanto pare ero vivo. In questo momento potrei anche non esserlo, fidatevi. E vediamo, ti prego dammi uno skin. No, mi dai open mind. Quello che posso prendere qua è questo. Di roba buona almeno posso prendere solo open mind. Il resto non è così tanto utile. Che belli, io amo questi qua. Vabbè, ringrazio quando si fanno uccidere così tranquillamente, con tutta la sincerità del mondo. Perché non posso fare una di quelle partite tranquille in cui tutto va bene, riesco a completare tutto ciò che mi interessa? Tu mi hai sparato anche quando c'era tipo una tale apertura che non esisteva, quell'apertura che ha soltanto fantasia. Bello avere quello lì praticamente trasformato che spara perennemente roba. È proprio bello, mi piace. Ti ringraziare se ti avvicinassi. No, mi sparare mai, amico mio caro. Grazie, perfetto. Dai, su. Adesso saliamo qui sopra e andiamo a concludere questo piano. Sto cercando di concentrarmi. Non sarà uno dei migliori episodi questo. È da un bel po' che non gioco a Nuclear Throne, perché è passata una settimana, visto, sapete, tutti i casini con la connessione, eccetera, eccetera. Ciò significa che mi prendo Strong Spirit e vaffanculo. Sì, Strong Spirit e vaffanculo. No, vabbè.
al di fuori di delle cazzate che dico, comunque da un po' che non gioco a Nuke Control sul serio, quindi è normale che io non riesca a giocare perfettamente, però allo stesso tempo io spero di riuscire a vincere questa partita oggi, perché veramente, cioè, Nuke Control a me piace, ne siete tutti consapevoli, io a me piace come gioco Nuke Control, però ammetto di non essere un bravo giocatore, lo ammetto, non ho mai voluto essere un bravo giocatore, non ho mai avuto questa aspirazione, perché è una serie secondaria. Sulle le serie primarie io le completo al 100%, alcune serie secondarie molto particolari che contengono giochi che veramente mi fanno venire voglia di giocare, per dirvi. Per quanto Hyper Dimension Etunia mi sembri che quando dico farò il finale, il true ending, lo completi al 100%, non è vero. Hyper Dimension Etunia ci sono una marea di dungeon DLC o dungeon comunque extra da fare che io non farò, perché canto con coglione. Salve. Salve voi. Levatevi dai coglioni. Levatevi. Ok, perfetto. Che non farò, perché semplicemente non farò, visto che sono troppo, troppo uno sbatti da fare, letteralmente. Veramente qualcosa di incredibilmente sbatti. Come nel primo non ho fatto il true ending soltanto perché non avevo voglia di farmi, almeno in serie, nella serie non avevo voglia di farmi in diretta le CPU candidate, che sono che era una cosa noiosa da fare per me, quindi almeno a livello youtubistico, per quanto il gioco non è già youtubistico di suo, era ancora più noioso, quindi ho evitato di fare. Che bello, finalmente Rhino Skin e Strong Spirit, ringrazio mamma, letteralmente ringrazio mamma, perché qua sei quasi morto. Vorresti morire, grazie. Salve. Ah, che bello avere lo HP prendendo tipo due danni. Nel senso due danni, nel senso di un danno, e non due danni, cioè da quelli che vi levano, che ne so, 4 di vita a testa. No. Ah, ma va bene. In ogni caso, è normale, è una serie secondaria. Io nelle serie secondarie poche volte proverò a concludere il gioco al 100%. Sì, c'è una discriminazione tra le serie sul mio canale, è normale. Ma è normale più che altro perché le serie secondarie sono secondarie, non per un motivo a caso, ma perché mi divertono meno dei giochi primari. Fatto molto serio, dei giochi delle serie primarie. No, perché sono così, mi piace semplicemente. Sono una persona brutta, mi piace così, decido serie secondaria, fanculo. No, mi piacciono di meno i giochi primari, quindi fuffa, non ci gioco di meno. Cioè, ci prendo meno tempo, fine. Poi off camera io posso fare, è il motivo per cui ho deciso di fare il true ending comunque, perché lo farò off camera, molto probabilmente, anzi quasi certamente. Perché mi sto tenendo questa se oramai non è più utile? Fammi prendere la Soul Slugger e Plasma Gun, perché Plasma Rifle, scusatemi, perché Plasma Rifle è buono. Magari avrei preferito ottenere altro, perché segui te, va bene, non capisco, ma ti eliminerò lo stesso, con un sorriso sulla faccia, però va bene. In ogni caso, ho fatto questa piccola spiegazione giusto per. Infatti, prossima serie io spero di riuscire, anche se non c'è troppo contenuto, comunque di portarvi passati dei personaggi che mi mancano. E basta, l'intenzione di raccogliere tutte le armi dell'Armonomicon o roba del genere di Enter the Gungeon, per poi passare a un altro gioco che in realtà non è una scelta così scontata, perché non ho veramente molta idea. Voi dite, allora perché a sto punto non continui di più con eccetera eccetera eccetera? In realtà è un motivo pratico per cui non continuo, perché volevo variare, e principalmente nel periodo in cui facevo la serie di Enter the Gungeon, non dico che fosse poco vista, anzi tutto il contrario, mi converrebbe portarlo a livello anche di visualizzazioni. Sono quasi morto, ok, ringrazio non so cosa, ringrazio la mia vita, perché sono vivo ancora, per misteri dell'F, cioè un attimo di distrazione, sono morto, scusatemi, ma fatemi liberare un po' questa zona e poi magari prendiamo a chiacchierare di cose a caso sulle serie. Il motivo per cui non ho tuttora l'idea di portare Enter the Gungeon come di nuovo serie fississima è perché non ho la possibilità di caricarlo. Ora, ho potenziato tutta la connessione, dovrebbe, nel video di Isaac di oggi dovrei averne parlato, sì, perché domenica, quindi alle 4 live, se non erro, dovrebbe essere domenica mentre sto parlando. Ciò significa che semplicemente forse ci riuscirò a caricarlo, però il fatto è che con il peso che hanno non riesco a caricarli tutti i video di Enter the Gungeon in tempo, quantomeno, perché pesano
troppo. Cioè, per me pesano troppo, perché riesco a caricarne un video lungo un'ora, non due. Non due video, purtroppo. Ma non ci posso fare nulla, è la mia connessione. Grazie per avermi riportato a full vita, che mi piace essere a full vita. Per quanto full vita questo personaggio significhi sei, fine. Non molto altro, quindi ciò non mi piace mai, però va bene. Questi sono dettagli. Vabbè, in ogni caso, Enter the Gungeon è un bel gioco. È inutile mentirci. Mi piacerebbe portarlo in modo serie, però allo stesso tempo fare quel completamento, ma fare quel completamento al 100% non mi, cioè non lo posso fare, perché non è una serie che riesco a tenere insieme a un'altra serie primaria, un'altra serie in generale, molto semplicemente. Purtroppo mi piacerebbe tanto, se avessi la connessione migliore farei molti di questi giochi che sto facendo tuttora sul canale, li farei in live soltanto e basta. Tipo Isaac lo porterei tutti i giorni in live e non quasi mai in serie primaria, per farvi capire. Mi piacerebbe farlo tanto in live. Live sarebbe proprio un sogno, e sarei contento di farlo proprio in live. Stop Isaac. Voi dite magari, ma no Isaac, sono in live, perché ti vuoi ridurre? Roba del genere. Perché in un certo senso è ridursi quello, però. Però a me piacerebbe farlo, perché Isaac è bello da fare anche soltanto live, perché è un gioco che merita. Muori nel frattempo, scusatemi, mi stavo cercando di concentrare, quindi l'ultimo discorso non ha avuto troppa capacità di, cioè non è stato troppo discorso, purtroppo. Sono quasi arrivato. Sono quasi arrivato nel punto in cui volevo sempre arrivare ultimamente. Dai, magari superato lui, uscito dal palazzo, non dovrei più avere problemi. Arrivato nel trono. Il problema è che devo loopare. Ok. Vorrei riottenere Strong Spirit, grazie. Salve voi. Salve voi con le Super Crossbow, salve. Ok, fammi uccidere prima questo. Te cosa sei? Monster Shotgun. Scusami, io faccio un attimo così. No, non arriva. Che palle. Se facessi così. Ok, vaffanculo. Non mi dai full vita? No, mi dai livello 8, che però mi permetterà di comprare qualcosa di interessante, spero. Cioè, di avere qualcosa di interessante, ci spero. In ogni caso, Enter the Gungeon, il motivo per cui sarà mai serie al 100% primaria è perché pesa troppo. Non ci posso fare nulla. Sai che ti prendo la Switch? E che voglio Strong Spirit? Perché sono abbastanza in panico e voglio Strong Spirit? Muori, 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 porca di quella. Mi sono cagato in mano forte. Non tenterò di morire dentro un circolo della cosa, perché voglio vivere, quindi molto tranquillamente voglio poter. Muori, grazie. Voglio tentare di sopravvivere. Spero che fosse lui l'ultimo della cosa. No, non è lui. È lui l'ultimo. Forse. Minigun, dammela. Ok, andiamo. Perché te questa fa molto danno, però la minigun è buona. Ok. Sono preoccupato per il trono. Se ci arrivo, se ci arrivo, se ci arriverò. Non è detto. Purtroppo non è mai detto in questo gioco, perché comunque. Bella, eh? Situazione di merda come sempre. In questi casi. Morite. Che bello, mi ha portato a uno di vita in un colpo. Sono quasi, quasi commosso, sapete? Metti il rifle, salve, bello. Ok, fammi vedere qua. Energy Screwdriver, Grenade Launcher. Potrei prendere Energy Screwdriver. Sono estremamente tentato di prendere Energy Fanculo. Sapete che lo prendo. Poi mi dite, perché Neore, non impazzire così? Perché mi para i colpi. Per questo che mi para i colpi. Merda, ho bisogno. Muori. Salve te. Ti vuoi prendere questi danni? Grazie.
contro, molto lieto. Peccato per quelle mutazioni. Ok, salve. Ok. Per questo motivo ho preso l'Energy Screwdriver. Merito di essere punito? Non lo so per questa cosa se merito di essere punito. Muori. Grazie. Non mi punire, gioco. Ti prego, dammi. No! Ok. Uno. Te muori. Due. Con calma. Ok. Tre. Muori. Ok. Nuke Launcher. Ai. No, aspetta, cos'è questa? IVA Assault Rifle. Credo che lo prenderò. No, anzi, sono insicuro. Fanculo, fammi andare così. Sono livello 9. Bene, che bello! Di vita su 6. Ah, sono contento di questa cosa. Pazienza. Tanto non c'è nulla di interessante di SMG. Grazie. Shells. Mutazioni. Che bello. Se ce la faccio, voglio una statua. Non ci credo mai che ce la farò questo episodio. Mai. Non ci credo. Ho perso le speranze ormai di batterlo il trono. Realmente con questo personaggio. Però ci sono arrivato. Dai, posso subire credo un danno, ma non ne sono neanche troppo sicuro, sapete? Cioè, veramente, ne sono veramente poco sicuro. Quindi, fuffa, concentrazione, si va. Ditemi voi come ci sareste arrivati qua, perché se casomai muoio voglio saperlo. Ah, però dai, l'Energy Screwdriver non fa troppo poco danno. Fa del danno. Fammi ottenere un po' di vita. Ok, oddio, mi si è attivato Strong Spirit. Ma io credevo che fosse stato nerfato appunto per questo motivo. Per non farlo più attivare così. No! Vaffanculo! L'ha superato! Perché avevo finito le mutazioni, stavo tornando indietro per cercare di schivare. Fottiti. Ah! Vabbè, dai, siamo arrivati al trono una volta con lui. Ok, può essere fatto tutto. Spero che questo video vi sia piaciuto, basta così, perché sono un po' stressato. Quando arrivi tutto, ciao a tutti ragazzi, al prossimo video. Quindi ciao, ciao. Quanto odio Melting, quanto lo odio.